bene come signor Cernandino, Corasuono, Zuppani, Manasse, Salciccia, Ambrosio, Rossini, Matteoni. Buon divertimento. Oh.
Allora mister, siamo al termine di una partita molto combattuta, un suo commento tecnico. Il commento tecnico è semplice, siamo andati in vantaggio il primo tempo, secondo me meritatamente, abbiamo fatto un ottimo primo tempo e potevamo anche raddoppiare, non siamo stati bravi in alcune situazioni. Il secondo tempo siamo entrati in campo, l'arbitro l'ha incanalata per mezz'ora a senso unico, non ci ha fatto proprio giocare, finché non hanno fatto gol su una punizione che ha fatto ingiustamente ribattere. E dopo la partita è tutta qua, dopo noi ci siamo un po' innervositi e non siamo più riusciti a far gol. Bravi i miei ragazzi perché sono stati veramente veramente encomiabili contro la prima della classifica, una squadra che è molto forte secondo me, che ha giocato da capolista, ma noi non siamo stati da meno, quindi credo che questi punti di differenza che ci sono in classifica non ci siano in campo. Siamo con mister Ciarlantini al termine della partita tra il Corigliano e il Chiesanova, una partita veramente molto combattuta, accesa, pareggiata dal Corigliano nel secondo tempo. Un suo commento tecnico. La partita è stata una partita nervosa, giocata praticamente completamente in inferiorità numerica, e quindi faccio i complimenti ai miei ragazzi perché nel campo, oltre diciamo all'aspetto tattico, all'aspetto tecnico, hanno sicuramente messo tanta voglia di far bene, e questa voglia di far bene li ha premiati. Faccio i complimenti personali a Nerpiti, che era un giocatore che abbiamo aspettato, che per noi è importantissimo. Questo gol lo premia di sacrifici che ha fatto in questo tempo per curarsi, per cui a lui va diciamo quel pizzico in più di complimenti, perché non era facile entrare dopo un mese e mezzo che uno sta fermo e fare un gol di quel genere. Per il resto bene, andiamo avanti così con questa voglia. Ho visto un avversario che aveva timore di noi nonostante fossimo in 10, e ho visto i miei ragazzi che hanno creduto, e quindi hanno creduto fino in fondo di potercela fare. Se quel palo preso a un certo punto era magari qualche centimetro, ma la storia ci insegna che il calcio è anche una questione di centimetri. Comunque complimenti ancora a tutti.